per essere intervenuti a questo nostro appuntamento. Apriamo subito i lavori di questo seminario voluto dalla Fondazione, dove verranno presentati alcuni lavori realizzati da alcuni giovani, da alcuni studenti lissanesi e non, che hanno preparato alcune tesi sulla Sardegna. Diamo subito la parola al padrone di casa, che è la dottoressa Nunes, che è il sindaco della nostra città, nonché il presidente della Fondazione. Grazie Maurizio, buonasera a tutti. Presidente della Fondazione, io dico indegnamente perché considero la Sardegna una cosa sacra, per cui il fatto che da sindaco sia anche presidente della Fondazione Sardegna abbiamo le due volte. E quindi vi saluto con grande amicizia e affetto per essere qui stasera con noi. Io voglio semplicemente ringraziare i giovani dottori che si sono cimentati con la loro tesi di laurea su un argomento che ci sente tutti molto, molto vicini. Ascolterò con molta attenzione per il tempo che avrò e potrò rimanere, e ringrazio naturalmente i professori, la Fondazione Sardegna, i Greci, che appunto insieme alla Presidente e al Comitato Sardegna cercano di portare avanti e di farlo in maniera sempre più pregnante la cultura e la storia della nostra città. Per cui rinnovo gli saluti e gli auguri ai ragazzi che sicuramente con questa loro tesi potranno fare meglio, potranno indicarci sicuramente altre vie, altre fonti di conoscenza per noi che siamo completamente, diciamo così, digiuni. Quindi grazie e buonasera a tutti. Grazie dottoressa. Diamo la parola al dottor Paolo Falcone, assessore alla cultura del comune, nonché consigliere del Consiglio nazionale della Federazione Italiana Giochi Sportivi. Grazie, buonasera. Io sono qui e sono felice di essere, infatti io ho già un appuntamento, come ho ricordato, proprio nel Consiglio nazionale a Firenze, dove abbiamo la sede, però non potevo, era importante quell'appuntamento, ma non potevo mancare a questo appuntamento. I miei complimenti alla Fondazione Sardegna, che sta veramente lavorando bene, con autorevolezza, sta proponendo quello che un po' il suo compito d'istituto sta proponendo, sta valorizzando quelle che sono le nostre tradizioni culturali per quanto attiene la Sardegna. Bene, all'interno della Sardegna, di tutto quello che c'è dentro, noi abbiamo uno scrigno enorme, è un patrimonio, un giacimento culturale che noi dobbiamo stare attenti a che non solo resti così com'è, visto che i detentori, i gremi stanno sempre facendo di tutto perché ciò accada, ma dobbiamo anche fare in modo che continui e che venga migliorato e potenziato. È anche un'opportunità non solo culturale, può essere anche economica, non solo per l'Istano, ma può essere per il territorio. La Fondazione Sardegna è da poco che esiste, per cui io credo che queste manifestazioni siano il sale della Fondazione e credo anche che siano il prologo di tante altre manifestazioni, di tanti altri eventi che la Fondazione della Sardegna, ma io invito un po' la città che debba proporre. Vi ringrazio, buon lavoro. Passiamo la parola a Francesco Vino, direttore della Fondazione Sardegna. Grazie, buonasera a tutti, signor Presidente, signor Assessore, signori consiglieri della Fondazione, autorità presenti, signore e signori. La Fondazione compie oggi un importante passo nell'attuazione delle sue finalità. Tra i suoi scopi, infatti, vi è quello di promuovere e valorizzare la Sardegna, non solo in vista dell'annuale appuntamento, ma attraverso un processo che promuova l'evento durante tutto l'anno. Valorizzazione e promozione che non si devono limitare al solo aspetto turistico, ma devono riguardare sempre più l'aspetto culturale che qualifica l'evento e lo rende appetibile agli occhi di quei viaggiatori, non più semplici turisti, che girano il mondo alla ricerca di nuove emozioni.
Valorizzare la Sartiglia dal punto di vista culturale significa anzitutto riscoprire la sua valenza identitaria. Non c'è Sartiglia senza Oristano, ma allo stesso tempo non c'è Oristano senza Sartiglia. Questo purtroppo molte volte sfugge e di Sartiglia si parla solo per 3 mesi all'anno. Anche per questo nasce la Fondazione, per avviare un processo culturale che aiuti la città a riscoprire l'importanza della giostra nel suo vissuto. La Sartiglia, nel suo essere evento, non è per pochi, per una o più categorie di persone che durante la manifestazione hanno un ruolo attivo. È evento che riguarda tutti gli oristanesi e ancor di più tutti coloro che se ne interessano e si innamorano del suo fascino. La Sartiglia è viva, cresce, evolve, perché è fatta dagli uomini e di uomini. Pertanto la tradizione che la trasmette non può essere staticizzata, ma vive del dinamismo umano. Come evolvono gli uomini, così evolve la tradizione e così evolve la Sartiglia. La Sartiglia, quindi, è elemento della nostra cultura identitaria. Bisogna crederci, bisogna investire su di essa, bisogna sentirsi protagonisti di essa. Non potremo essere tutti gremianti, cavalieri, massaietta, stamburini o trombettieri, ma potremmo essere allo stesso modo protagonisti della Sartiglia in vari momenti, luoghi o circostanze. Grazie Silvia, Alberto e Laura, perché difendendo le vostre tesi di Sartiglia, in quel momento siete diventati protagonisti dell'evento. Oggi lo siete di nuovo e lo sarete tutte le volte che vi dedicherete il vostro tempo, le vostre energie e le vostre capacità. Questa sera abbiamo modo di sperimentare un connubio particolare, quello tra università e Sartiglia, un connubio che da anni sperimenta chi si imbarca nel tortuoso viaggio che conduce a scrivere una tesi di Sartiglia. Poche sono le fonti, pochi i documenti e le testimonianze del passato. Per questo la Fondazione ha posto tra i suoi obiettivi la creazione di un museo della Sartiglia che diventi vero centro di esperienza in cui il visitatore possa conoscere l'evento e tutti gli elementi che lo compongono. Museo che si affiancherà al centro di documentazione della Fondazione, che ha iniziato il suo lavoro e proseguirà la sua opera anche attraverso l'attivazione di importanti collaborazioni con l'archivio storico del Comune di Oristano, l'ISTA e quanti altri vorranno condividere la progettualità di un lavoro sinergico che porterà, a nostro avviso, molto frutto. Un museo è un centro di documentazione fondamentale per avviare un vero processo di valorizzazione e comunicazione qualificata che permetta di presentarsi all'esterno con adeguate strutture, affinché chiunque possa approfondire la conoscenza della giostra non solo a livello divulgativo ma anche scientifico. Molti sono gli aspetti della Sartiglia che devono essere approfonditi. L'Alziator scriveva di ritualità che affonda le sue radici nel mito, il Pau di avvenimento che restituisce agli oristanesi l'orgoglio di una propria antichissima civiltà. Molto tempo è stato perso e oggi bisogna rimboccarsi le maniche per iniziare un nuovo corso che porti la Sartiglia ad essere volano di crescita culturale, turistica ed economica per la nostra città e il suo territorio. I risultati ottenuti saranno commisurati agli sforzi e alle energie che si vorranno mettere in campo. Per questo insisto, bisogna crederci, bisogna investire su di essa, bisogna sentirsi protagonisti. Concludo ringraziando gli illustri professori che con il loro contributo qualificheranno questa serata e auspico che con il mondo universitario possa iniziare una seria collaborazione finalizzata al bene della Sartiglia e della nostra città. Ringrazio tutti per la presenza e buona serata. Che anche il professor Zucchi ha preso il PP.
accomodano così il nostro relatore. Io volevo ringraziare ancora tutti i presenti, le diverse autorità spirituali in Italia, autorità culturali sono presenti qui tra noi, il Paris, che da tanto scrive sulla Sardegna, ha scritto delle pagine delle davvero politiche straordinarie di Sardegna, per esempio di trasformarsi, la professoressa Brunta Smarca, ricordiamo anche l'importante convegno che è stato fatto sulla Sardegna ormai alcuni anni fa, siamo in attesa degli atti ancora che dovranno essere pubblicati di quella di quell'importante convegno. Qui sono presenti illustri esponenti del gremio dei contadini, del gremio italiano, presente Monsignor Zoncheio, cappellano del gremio italiano, grazie per la sua presenza, Monsignore. Bene, io passerei subito la parola a Silvia Arca, figlia del nostro ex primo cittadino che è presente qui tra noi, il giovane Arca. Silvia si è laureata a Bologna nel corso dell'aula di discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo. È specializzata in un'educazione alla teatralità, alla Cattolica di Milano, e attualmente è iscritta al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Silvia ha discusso una tesi di storia dello spettacolo dal titolo La Sardegna di Stano, ricerche mediterranee sullo spettacolo cavalleresco. Prego Silvia. Grazie. Buonasera a tutti. Ora si sente. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio la Fondazione Sardegna per questa possibilità. Venendo subito alla sostanza del mio lavoro, è stato un lavoro pesante, premetto, perché ho scelto di portare avanti un percorso storico. Sono stata da subito avvisata che i documenti a cui mi sarei dovuta riferire erano praticamente inesistenti, quindi una scarsezza storiografica evidente, che però non mi ha frenato perché sono stata anche incoraggiata da un brillante professore, il professor Guarino, storico rinascimentalista, che per fortuna conosceva l'amministrazione e quindi mi ha dato una mano anche a ricostruire quello che è il percorso della Sardegna nel contesto mediterraneo, infatti di quello di cui io mi sono occupata principalmente, cioè il rapporto fra la Sardegna e manifestazioni celebrative e consimili che presentano delle forti analogie con la Sardegna, in particolare la festa di San Juan di Ciutadella de Menorca. Il mio lavoro infatti ha interessato la comparazione tra queste due grandi manifestazioni con riferimenti ad altre manifestazioni analoghe. In realtà ho diviso, ho strutturato il lavoro in due parti, una parte che potrei definire analitico-descrittiva, in cui ho lasciato uno spazio all'analisi e alla descrizione della Sardegna come manifestazione, come evento celebrativo, cercando anche di ricostruire quella che è la simbologia caratterizzante della Sardegna. Nell'impossibilità di una ricostruzione storica piena, reale, quindi evidenziando quali sono state le difficoltà per ricostruire dalle origini la Sardegna, ho comunque evidenziato come essa si sia formata in quanto spettacolo cavalleresco corsa all'anello di origine medievale nel XIII secolo e poi sia stata istituita fondativamente nel XVI secolo, diventando uno spettacolo pubblico destinato a tutti, quindi a tutti i cittadini, a tutta la città. E questo passaggio, diciamo, da una manifestazione di origine medievale di stampo aristocratico ad una invece di origine di stampo pubblico nel XVI secolo è dovuta alla rinascita nel XVI secolo dei colori cavallereschi caratteristici del periodo medievale, quella che da molti studiosi è stata definita una rifeudalizzazione della cultura, in cui appunto il recupero dei valori cavallereschi medievali ha portato alla rivalutazione di diverse forme celebrative, tra cui le giostre equestri, che hanno assunto però questa volta una dimensione civica, cioè sono state sono diventati degli spettacoli popolari gestiti da organizzazioni cittadine, se non addirittura rurali, come nel caso della Sardegna, e destinate a un pubblico ampio, non soltanto ristretto di elite, come avveniva nel Medioevo. Ho dedicato una parte sostanziale alle associazioni gremiali, perché è a partire dalle associazioni gremiali che la Sardegna ha potuto continuare ad esserci in quanto evento celebrativo, e ho analizzato quello che poteva essere il rapporto già tra
tra il 5 e il 600 fra le organizzazioni gremiali deputate all'organizzazione della Sartiglia e la Sartiglia stessa. Quindi mi sono soffermata anche en passant, diciamo così, sull'economia fra 500 e 600 dei gremi, e ho cercato di chiarire quale potesse essere il rapporto fra gremi e Sartiglia, anche se rimane vago il motivo per il quale la Sartiglia sia stata affidata come organizzazione di evento celebrativo proprio al gremio dei falegnami e dei contadini e non ad altre organizzazioni corporative presenti in Oristano già dal 500, che erano tante, erano più di 7. Mi soffermo poi, sempre relativamente alla parte analitico-descrittiva, all'analisi della manifestazione minorchina. Sappiamo che il 23 e 24 giugno a Minorca viene la festa di San Juan, la festa di San Giovanni Battista, che non è soltanto una festa religiosa, meglio, la festa religiosa fa da cornice a un grande spettacolo cavalleresco che si tramanda da secoli. E questo spettacolo ha avuto origine come evento celebrativo e manifestazione cavalleresca a partire dall'Overia di San Juan, e in questo si trova già il primo anello di congiunzione fra la Sartiglia organizzata da associazioni corporative e gremiali e la festa di San Juan organizzata dall'Overia di San Juan. L'Overia di San Juan infatti era un organo amministrativo e religioso deputato alla cura di una parrocchia. Nel caso dell'Obreria di San Juan, essa aveva il compito di occuparsi della gestione dell'eremo di San Giovanni Battista, che si trovava lontano da Ciutadella. Durante la festa di San Juan, gli obreros, cioè i componenti dell'Obreria, si recavano a cavallo dalla città sino all'eremo e compivano parecchi chilometri. Durante questo percorso i cavalieri spesso si dedicavano a dei giochi equestri, così semplicemente inizialmente soltanto con fini ludici, questo a partire già dal 300. Poi questi giochi equestri divennero quasi una componente indipendente rispetto all'evento liturgico e si sentì la necessità di trasferire questo tipo di attività ludiche in uno spazio atto ad accogliere una manifestazione che è diventata oramai cavalleresca. Infatti, a partire dal XVI secolo, come è avvenuto per la Sartiglia, la festa di San Juan acquista un assetto, una conformazione legata allo spettacolo cavalleresco, pur rimanendo inserita in una cornice religioso-liturgica. Quindi quello che possiamo osservare è che mi ha consentito di portare avanti una comparazione precisa fra la Sartiglia e la festa di San Juan è che questi due eventi celebrativi presentano delle caratteristiche analoghe, pur essendosi sviluppati, avendo conosciuto un percorso di evoluzione in diversi punti del Mediterraneo, presentano delle forti analogie, a partire dall'origine della manifestazione nel XIII secolo e la definizione più propria nel XVI secolo.